Signora Elena, esca per favore. Ora non c'è tempo. Stia tranquilla, la chiamiamo noi appena finita. Ma veramente, dottore, noi ci conosciamo. Siamo amici. E poi è solo. No, Elena, per favore. Ho capito, dottore, va, va. Elena, cosa succede? Francesco stamattina non è venuto a fare colazione. E poi abbiamo sentito il campanello d'allarme. Abbiamo visto i medici accorti. Male. Ho visto i medici parlare a bassa voce. È un'area molto preoccupata. Ha avuto una delle sue solite crisi, ma questa volta non sembra riprendersi. Io ero con lui, ma mi hanno costretta ad uscire, mentre io sono sicura che la presenza di qualcuno di noi gli avrebbe fatto bene. D'altra parte, loro non lo conoscono e non possono sapere che lui ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino. Cos'è successo precisamente? Ha avuto una delle sue solite crisi, ma questa volta è stata più forte. Questa mattina non è sceso a fare colazione, ha detto che gli girava la testa, poi mi ha chiamato, sono venuto su e niente, ho cominciato a sentire i suoni sempre più amplificati. E poi ha iniziato a mettersi le mani sull'orecchia, a prendere, a dire che sentiva un dolore fortissimo. E niente, poi ha perso conoscenza, è svenuto. Io ho provato a rianimarlo, non c'è stato niente da fare, poi siete arrivati voi. Ho visto medici e infermieri entrare dentro. Cosa succede? Perché siete così preoccupati? Ancora una volta Francesco non sta bene e i medici lo stanno visitando. Ha parenti? Ma una nuora e un figlio che vengono a trovarlo una volta all'anno. E un nipote che non vede mai, ma il signor Francesco non amava avere visite. Quando è arrivato qui un paio d'anni fa, si vedeva che era una persona silenziosa, anche un po' sofferente. E ci ha messo parecchio tempo prima di abituarsi qui nella casa. Però adesso ho un sacco di amici che li vogliono bene. E beh, ad esempio la signora Elena, con la quale passa tanto tempo facendo passeggiate, discorrendo, leggendo libri. Allora, forse sarebbe meglio avvisare la famiglia, considerando la gravità della situazione. Le reazioni di questi pazienti sono imprevedibili. Bisogna aspettare, non si sa mai in questi casi, bisogna aspettare le 24 ore. In attesa dei risultati, comunque, il paziente dovrà mantenere riposo assoluto. Non dovrà avere visite e assistito giorno e notte. I farmaci lo sapete, quali sono da somministrare e mi raccomando, controlli ogni mezz'ora. Dottore, come sta Francesco? Meglio, ma possiamo vederlo? Solo un momento, dottore, per salutarlo. Mi dispiace, non conosciamo ancora esattamente lo stato di salute del signor Francesco. L'unica cosa che dobbiamo fare ancora è l'analisi, dobbiamo aspettare i risultati degli esami. Deve stare solo tranquillo, mi raccomando, non deve avere visite assolutamente. Comunque non preoccupatevi, è in buone mani. Ora devo andare, con permesso, a dopo. Andiamo, tanto non possiamo fare niente per adesso. Dai, pa, stai tranquillo. Poi ti farò trovare.
Buon pomeriggio a tutti! Un attimo di silenzio per cortesia. Voglio presentarvi il signor Francesco, un nuovo ospite, che da oggi farà parte del nostro gruppo. È un po' preoccupato, ma ha tanto desiderio di trovare molti amici. Benvenuto Francesco, io sono Rossella. Ciao Francesco, come stai? Sei locale a carte? Io sono Brava Pistola, se vuoi poi facciamo copia. Buongiorno. Grazie, non so, giocavo a carte tanto tempo fa, ma davvero tanto. Magari glielo segni tutte a sette, certo. Così potrete fare delle bellissime partite insieme. Va bene, mi sembra una buona idea. Fategli conoscere la casa e accoglietelo, come solo voi sapete fare. Elena, è ancora qui? Vada a letto, per favore, lei deve stare attenta a tutti gli stress, fisici ed emotivi. Scusa Francesco, non si è ancora ripreso. Non stai leggendo gli stimoli. Noi stiamo facendo il possibile. Benvenuto, Francesco. Sono Elena. Piacere. Io vivo qui già da 2 anni, o forse 3, non mi ricordo mai. Ma se vuole possiamo diventare amici. E se non sono troppo indiscreta, come mai lei si trova qui? Lo sa che questo è un posto davvero particolare, perché qui siamo tutti amici e viviamo tutti insieme in questa sala ricreativa. E da oggi abbiamo un amico in più. Sono qui perché mia figlia e mia nuora considerano la mia malattia troppo deprimente. E perdono il loro buon umore quando sto male. Via, non sia così amaro. Lei almeno una famiglia ce l'ha. Io avevo una sorella che non appena si è accorta che la mia testa non funzionava più, mi ha portata qui come un pacco postale. E da allora non l'ho mai più vista. Però qui si sta bene. Perché tutti sappiamo che siamo diretti verso la stessa destinazione. E che cambia soltanto il percorso e la durata. E perciò viviamo il nostro tempo, che non è né lungo né corto, con tanta consapevolezza e con tanta serenità. Io ho perso la mia serenità da anni. E francamente, questi discorsi mi sembrano assurdi. Mi scusi. Adesso può andare a riposare. Francesco si sta riprendendo lentamente. Adesso vado in camera che poi passano a visitarla. Sei stancata troppo oggi. Ma
Adesso ti corichi e cerchi di riposare tranquilla. Coraggio. Cosa tieni nelle mani di così importante? L'ha raccolto Francesco nel prato dietro la casa. Il primo giorno in cui l'ho visto sorridere. Ed è stato tanto, tanto tempo dopo il suo arrivo tra noi. Lo so, li volete tutti bene. E lui ora è sereno. Ancora oggi mi domando come avete fatto. Non è stato facile, perché lui stava sempre solo e non permetteva a nessuno di avvicinarsi. E quando qualcuno cercava di parlargli, lui si allontanava o rispondeva con brevi cenni del capo. Era sempre solo. E la sera era il primo ad andarsi a coricare nella sua stanza. Io ho cercato di capirlo tante volte, ma non ci sono riuscita. Mi rendevo conto che lui era solo e che aveva delle sofferenze, ma lui non ha mai parlato di sé a nessuno. Poi un giorno stavo passeggiando nel giardino insieme a Giuseppe e abbiamo sentito dei lamenti che provenivano da vicino. Ci siamo precipitati e c'era Francesco sdraiato per terra che si premeva le mani contro le orecchie e si lamentava dal dolore. Appena ci ha visto, ha cercato di mandarci via, però non riusciva ad alzarsi, così Giuseppe è venuto a chiamarvi e io sono rimasta con lui. Stai tranquillo, Francesco, stanno per arrivare i soccorsi. No, no, cosa serve? Non voglio aiuto, andatevene, io voglio rimanere da solo. Ma perché non accetti che qualcuno possa aiutarti? E poi sono io che ti chiedo il permesso di poterti stare vicino. Fidati, Francesco. Ti prego. Non sei solo, se vuoi. Io sono solo. Oh, la mia vita non ha significato. E non c'è più niente che mi interessi. Se non smettere di soffrire per sempre. Adesso andiamo a letto davvero, Elena. Il resto della storia me lo racconterà un'altra volta. È tardi e io devo andare dagli altri pazienti. Buonanotte, ci vediamo domani. Buonanotte. Vedrai che presto riprenderemo le nostre passeggiate. Parlami ancora, Elena. Tienimi ancora da te ancora un po'. Raccontami la storia che conosci, ti prego. Va bene, Francesco. Allora, adesso chiudi gli occhi e ascolta. Molti anni fa, un giovane uomo incontrò ad una festa sulla spiaggia una ragazza bellissima che suonava la chitarra e che aveva una voce meravigliosa. Lui se ne innamorò subito, prima ancora di conoscere il suo nome. E fu un amore a prima vista per entrambi, perché i due diventarono inseparabili e tutto il loro tempo lo passavano insieme. Poi la sera si incontravano davanti al tramonto e si giuravano eterno amore e promettevano che questo amore sarebbe andato al di là del tempo e dello spazio. E poi si rincorrevano, gioiosi, gridando al vento la loro felicità. Continua, ti prego. I due giovani si sposarono e vissero molti anni felici, fin quando, improvvisamente, l'armonia dell'universo si spezzò. Lei si accasciò per terra e non si svegliò più. Allora lui visse disperato in solitudine, nel ricordo di lei, nell'attesa di incontrarla di nuovo, e questa volta per sempre. Di conseguenza. Elena, per favore. Thank you.
stia vicino. Non c'è nessuno dei suoi parenti qui in clinica e non ha più molto tempo. Elena, ascoltami. Francesco, non ti stancare, devi riposare. No, Elena, la storia non è ancora finita e voglio continuare a raccontarla. Vecchio è ripiegato nella sua solitudine e nel suo dolore. Lui non pensava alla sofferenza degli altri e non si accorgeva che tanti gli porgevano una mano. Poi un giorno qualcuno si è chinato su di lui e gli è stato accanto, proprio quando aveva tanta paura e tanto freddo dentro. Forse un angelo inviato dal cielo per pietà, o semplicemente un altro essere sofferente che cercava aiuto nell'aiuto che gli porgeva. In quell'attimo la rabbia ha ceduto il posto all'incredulità e subito dopo una luce di speranza si è accesa. E quell'uomo ignaro di essere ancora tanto assetato di vita. Un miracolo stava accadendo, perché un vecchio nasceva una seconda volta. Fu così che un giorno, per ringraziare il suo angelo, raccolse un sassolino e glielo consegnò dicendogli con un sorriso: questo è il mio vecchio cuore e te lo consegno. Grazie mio angelo, perché tu mi hai cambiato. E adesso il cuore nuovo pulsa, canta e ama. Adesso devi andare avanti tu con il racconto, Elena. Tu sai bene cosa desidero e come vorrei terminasse la storia. Ma fai presto, per favore. Manca poco. D'accordo, Francesco. Ti aiuterò a prendere il volo. Thank you.
c'è. Amore, c'è un problema. Tra di noi? No, il negozio, Ah, meno male. Ma che cosa succede? Che succede? Che domani in negozio c'è un problema. Perché ho troppo poco prosciutto cotto, perché ho cotto troppo poco prosciutto crudo. Ma è terribile. Devi andare subito. Io vado. Il mio uomo è un uomo codard. Codard, solo per voi, le nostre scuse migliori. Amore? Amore? Ma che c'è? Amore, c'è un problema. Tra di noi? Ma no, in negozio. Ma che succede? Oggi pomeriggio in negozio mi hanno portato una cassetta di rape. E in mezzo a quelle rape ce n'era una piccola. E questo che cosa vuol dire? Come che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento in negozio c'è una rapina. Ma è terribile! È terribile! Devi andare subito! Devo andare subito. Ciao. Il mio uomo è un uomo codard. Codard, solo per voi, le nostre scuse migliori. Amore? Amore? Ma che c'è? Amore, c'è un problema. Tra di noi? No, in negozio. Ma che succede? E che succede? Succede che... Che succede? Ciao tesoro, vai. Ma come? Tanto che aspetto neanche un bacino. Però adesso vai. Ma che succede? Succede che stavolta mi sa che non se l'avevo esagerato. Ma che gli ha detto? Ma no, niente. Eh no, adesso me lo dici. Gli ho detto che dovevo correre in negozio. Perché i pomodori non dormono. Perché è l'insalata russa. Ma sei scemo? Ma questa è una battuta da asilo, la facevamo da bambini. Lo so, capisci perché? Vai. Sì, vabbè, vado. Codard, solo per voi le nostre scuse migliori, anche in piena notte. Amore, vieni, se n'è andato. Era ora, amore, era ora. Mi tuffo, mi lancio! Il mio amante non è un uomo codard. Dopo 10 anni di matrimonio, mia moglie mi ha chiesto di portare fuori un'altra donna. Lo sai, io ti amo. Lo so che anche questa donna ti vuole bene e vorrebbe trascorrere più tempo con te. L'altra donna era mia madre, vedova da ormai 19 anni. I miei impegni di lavoro, i miei 3 figli, mi avevano portato a farle visita solo di rado. Quella sera l'ho chiamata e l'ho portata a cena fuori. Pronto?
Bene, grazie. Ma cosa devo tutto questo? È successo qualcosa? Mia madre è una di quelle donne che pensano sempre al peggio se ricevono una chiamata in tarda serata o un invito a cena. Ho voglia di passare un po' di tempo con te. Solo noi due. Ci ha pensato su qualche momento e poi ha risposto. Ma certo, mi farebbe molto piacere. A presto, amore mio. Il venerdì successivo, mentre ero in macchina per andare a prenderla, mi sentivo un po' nervoso. Quando l'ho vista mi sono accorto che anche lei era nervosa per l'incontro. Mi aspettava sulla porta con il cappotto addosso. Si era acconciata i capelli e portava il vestito che aveva comprato per il suo ultimo anniversario. Raggiante mi ha detto: tutti i miei amici sanno che mio figlio mi porta a cena fuori. Ma lo sai, sono rimasti senza parole. Siamo andati in un buon ristorante. Mia madre mi ha preso per il braccio, proprio come farebbe una regina. Buonasera, mi abbiamo invitato. Sì, grazie. Ci siamo seduti. Ho letto il menù anche per lei, dal momento che non ci vede più così bene. Mentre mangiavamo l'antipasto, ho alzato lo sguardo e ho notato che mi fissava. Con un sorriso vago sul viso mi ha detto: però c'è stato un tempo quando ero io a leggere il menù per te. Vuol dire che è arrivato il momento di rilassarti. Lascia che ci pensi io. Grazie, tesoro. Durante la cena abbiamo parlato del più e del meno, scambiandoci notizie su quello che stava succedendo nelle nostre vite. Quando siamo arrivati a casa sua mi ha detto: mi piacerebbe di nuovo andare fuori con te, ma solo se posso offrire io. Ho accettato. Qualche tempo dopo ho ricevuto una lettera da un notaio. Era la copia del conto di un ristorante dove eravamo già andati a mangiare. C'era un biglietto. Ho pagato il conto in anticipo. Non ero sicura di poterci essere. Se stai leggendo questo messaggio, vuol dire che non ci sono più. Ma ho pagato per due. Vorrei che portassi fuori a cena tua moglie. Non potrei mai sapere quanto quella serata insieme abbia significato per me. Ti voglio bene, figlio mio.